Il picco di pensionamento dei medici di famiglia in Veneto è previsto nei prossimi 2 anni con progressivo invecchiamento della popolazione. Il dato più evidente di una ricerca commissionata ad esperti dal gruppo consiliare del Partito Democratico che lancia la Giunta regionale delle proposte per risolvere la carenza di personale medico territoriale. Da un lato l'organizzazione di medicine di gruppo, in medicine di gruppo integrate, quindi i medici che si mettono insieme, che fanno team e che quindi sono in grado di dare risposte a più cittadini, turnandosi in maniera maggiore e coprendo più ore. Dove non è possibile, cioè nei territori più disagiati, mettere in campo dei micro team, che vuol dire il medico con la segretaria e con l'infermiera. Oltre al fatto che comunque il personale amministrativo va dato a tutti i medici di medicina generale, perché oggi il problema è che tanti di loro fanno tanta burocrazia e quindi non riescono a curare i pazienti. L'altro punto importante è garantire nei prossimi anni un alto numero di borse di studio per i medici di medicina generale. Questo è stato il grande errore della Regione Veneto negli ultimi 8 anni. Siamo stati l'ultima regione d'Italia per numero di borse, quindi di medici che si preparavano a diventare medici di medicina generale in Italia ogni 1.000 abitanti. Un dato gravissimo, quindi le borse devono essere tante, almeno 600 nei prossimi 2 anni. E poi l'altro aspetto importantissimo è l'investimento sull'ammodernamento tecnologico, perché dove non ci sono le persone, ovviamente non possiamo crearle in laboratorio, servono strumentazioni dai computer alla strumentazione diagnostica efficace ed efficiente per aiutare i medici a fare meglio il loro lavoro. E c'è anche una proposta di legge nazionale affinché le borse di studio per la formazione siano come quelle di specializzazione curate dall'università. Uno specializzando percepisce infatti il doppio di un medico in formazione. Con questo progetto di legge noi chiediamo di intervenire attraverso il Ministero e quindi che siano le università a formarla, sempre avvalendosi di quelli che sono anche i nostri medici territoriali esperti, perché poi, insomma, questo è il rapporto fondamentale.